Oggi una cheesecake pistacchiosa. Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Io quasi non ci entro, sono senza gradino. Sei, questo è un vlog, Allora, guarda, vi facciamo vedere il nostro bagno e no, non la nostra dai, cucina. zitti. Allora, zitto, no, zitti, voi parlate pure quanto vi pare. Allora, ragazzi, sabato sera noi stiamo per uscire con Forza, sbrigarci. E forza! allora, però domani non volevamo lasciarvi senza video. Video di oggi è una cheesecake al pistacchio buonissima e vedete e vedrete neanche tanto grassa, anzi per niente grassa. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ma che stai facendo? Ed eccoci pronti, Ciao! ciao a tutti, per preparare la nostra torta da scampagnata. E lo sapete chi c'è oggi? C'è un ospite speciale! Wow! Lei! Clay dei Ninja Nego, com'è l'Exo Knight? Allora, oggi faremo insieme un cheesecake particolarissimo, un cheesecake al pistacchio. Mentre Enzo mangia tutti i biscottini, vi do gli ingredienti prima che finiscano. 250 grammi di biscotti, io uso questi che sono integrali della Lidl, buonissimi. 100 grammi di burro, una settantina di grammi di cioccolato fondente, Buono il cioccolato. 3 uova, possibilmente bio. 500 grammi di ricotta. Io uso questa della Lidl, va più che bene per il cheesecake. Per dare il tocco acidulo, 250 grammi di quark e uno yogurt greco, un pizzico di vanillina, la scorza di un limone bio. Lo zucchero va molto a gusto nel cheesecake. Io ne metterò un 70 grammi circa, ma poi assaggerò la crema e raddrizzerò il tiro qualora non dovesse essere troppo dolce. Intanto vi dico 70 grammi. Solo 70 grammi per tutto questo formaggio perché userò anche la crema al pistacchio della Deluxe. Questa la trovo alla Lidl, la userò tutta e poi metterò dentro anche 100 grammi di pistacchio di farina di pistacchio in polvere per la decorazione della glassa al cioccolato e la rimanenza del pistacchio che non userò per la torta e poi un po' di goccina al cioccolato, questo totalmente a gusto personale. Cominciamo subito. Come prima cosa frantumo tutti i biscotti e preparo la classica base a freddo del cheesecake, quindi biscotti burro, però questa sarà con l'aggiunta di cioccolato, ma una cosa per volta. Prendo il mattarello e trituro tutto per bene. Briciolati tutti i biscotti, li riverso nella mia bowl. Mettiamo i 100 grammi di burro e i 70 grammi di cioccolato fondente in microonde a fondere un attimo oppure a bagnomaria, come preferite. Versiamo il burro. Voilà. Mescoliamo tutto per bene e versiamo senza ustionarci il cioccolato caldo buono, nell'impasto. buona cioccolata. Voi mangiate la cioccolata Mischiamo ben bene il tutto. Questo e vediamo. tocco di cioccolato darà all'insieme un saporino very nice. Prendiamo una teglia a fondo piatto che avremo già foderato e versiamo il nostro impasto e schiacciamolo ben bene sul fondo della teglia. Ok, mettiamo in frigo a fare rapprendere il tutto, anche se questa è una cheesecake con cottura. Questo mi servirà solo per non far permeare poi la crema al momento in cui vado a metterla nel forno. Voilà, in frigo per 20 minuti. Iniziamo a preparare la nostra crema. Mettiamo le 3 uova e montiamole con lo zucchero. Mettiamo anche un pizzichino di sale, di cenzo. E noi gli diamo retta. Non dimenticatelo mai, anche se non lo metto tra gli ingredienti. Quindi, sempre in questo composto, la grattugiatina di limone e un cincinino, un cucchiaino di estratto di vaniglia. Montiamo bene le uova con lo zucchero. A questo composto uniamo tutti i formaggi. Se hanno del siero, tipo lo yogurt, eliminatelo prima di aggiungerlo. Yogurt, ricottina numero 1, ricordiamoci che c'è mezzo chilo di ricotta, sarà il formaggio portante, ho scelto un formaggio più amabile.
mentre come tocco acidulo ho scelto il quark, perché lo yogurt greco non è tanto acidulo. È tanto. E da ultimo, non per importanza, il mio quark. In questa fase aggiungo anche il barattolino di crema al pistacchio. E adesso mixiamo il tutto. A questo punto dobbiamo assaggiare la crema per vedere com'è di dolcezza, di sapidità, insomma, di tutto. Né troppo dolce, né troppo salata, troppo liscia. Metto quasi tutto il pistacchio. Anch'io ti aiuto. Basta. Ne lascio un pochino per la decorazione della torta e mixo, riassaggio. Anch'io, dico sempre. Molto pistacchiosa, molto molto buona. E adesso il tocco goloso, vero amore? Ovvero le gocciole di cioccolato che mi piacciono. Che piacciono, Enzino? Mi raccomando, mamma. Queste sono del tutto facoltative, potete anche non mamma. Metterle, siccome ci sono tanti bambini. Io le metterò. Poche. Ok, poche, ne avrò versate un 70 grammi. Grazie. Dammi. Enzo, non te le puoi mangiare tutto il resto. Ok, non le mangerò tutte. Verso il contenuto, livello ben bene. In forno ventilato a 180 gradi per 25-30 minuti. Non fatela abbrustolire per evitare l'annerimento del cheesecake. La inforno direttamente coperta con un foglio di alluminio. È un piccolo buchino che si è creato, vedete, così naturalmente, oramai il mio alluminio lo sa, ma comunque l'avrei dovuto creare per fare sfiatare il vapore. Bene, in forno e ci vediamo tra 30 minuti. Ed ecco qua il nostro cheesecake appena sfornato. Bello! Guardate, è soffice ma si può toccare. Allora, io questo non lo decorerò adesso con voi, ma metterò soltanto il pistacchio. Mettiamo con la glassa di cioccolato. Vado a sporcare. E voilà! Le nostre cheesecake sono pronte. Adesso le faccio raffreddare, poi la sformerò, farò da fredda, faccio la foto e dopodiché domani, quando saremo alla scampagnata, procederemo al taglio e vi farò vedere anche l'interno. Alla prossima! Ciao! Vi lasciamo alle foto! Ciao! Bene, avete visto com'è semplice fare questa cheesecake al pistacchio? Questo bene, se mi state chiedendo quanto è alta Ombretta, molto poco, molto poco. Non è vero, è che lui riprende dall'alto, così, e naturalmente lui è 1,84, bene, io sembro una nana. Riproponete la vostra cheesecake al pistacchio, come volete, insomma, fatela, provatela e fateci sapere se vi piace. Va bene, ragazzi. Buona domenica a tutti da questi due pazzi, scusate il movimentato video. Tre pazzi, hai ragione. Scusate il video movimentato, ma non avevamo il cavalletto e abbiamo soffritto del cavalletto. Mi raccomando, continuate a vedere il video, c'è l'estrazione del brocca, come si chiama? Boccia brocca? Della brocca. Fitti. Fitti, va bene? Ciao, ci vediamo presto. Buona domenica. Sulle vostre tavole. Ciao. Buongiorno e benvenuti all'estrazione della borraccia dell'infusore della Fitti. Allora, è il 26 aprile, sono le 7:37 del mattino e i commenti su questo video da parte vostra sono stati 169. Andiamo su random.org, ho aperto la paginetta, ecco qua, facciamo uno di 169 e vediamo chi è il numero 43. Vediamo subito insieme chi è, così vi faccio vedere come conto. Vado sul pagina, qui ogni pagina ci sono 20 commenti che ho fatto, va bene, ciaone, ritorniamo sul nostro, ok. Su ogni pagina ci sono 20 commenti, ordino dal più recente al meno recente, ecco qui, e allora i primi sono 20 e vanno via lisci così, ci segniamo l'ultima dei 20 e ce ne sono altri 20 e vado liscia così,
Abbiamo detto, non sbagliamo, sono 43, giusto? Sì. Quindi mostriamo dopo Bianca gli ultimi tre. 1, 2, 3. E la vincitrice è lei, Titosa Nails. Ciao ombretta, anche secondo me questo metodo aiuta molto la diuresi. Se associata ad un'alimentazione sana può aiutare a perdere liquidi in eccesso. PS, la borraccia è bellissima e spero di vincerla. L'hai vinta, Titosa Nails, mi viene difficile dire il tuo nick. Bene, fammi sapere il tuo indirizzo e la borraccia arriverà a casa tua in tutto il suo verde splendore. Per tutti gli altri non ne mordete, gli Huawei torneranno prestissimo e noi ci vediamo per il prossimo video. Grazie a FT e un grande bacio a tutti, ciao!